Buongiorno a tutte, buon giorno a tutti e buon 25 aprile. 25 aprile, festa della liberazione, quindi una festa innanzitutto. Una festa perché ricordiamo la fine della guerra, la data simbolica dell'insurrezione generale dei partigiani, ricordiamo la liberazione dal fascismo, la fine dell'occupazione tedesca, la liberazione anche dai tedeschi e l'inizio del ritorno degli italiani alla democrazia. E quindi come festa noi la vogliamo celebrare, una festa sempre valida, una festa che ci ricorda quali sono le origini della nostra vita democratica, che affonda le radici nell'impegno e nel sacrificio di tutti coloro che in quegli anni si sono opposti al nazifascismo, si sono opposti all'occupazione tedesca, hanno dato la loro vita e il loro contributo per il salvataggio dell'Italia. E quindi consentitemi di ricordare molto rapidamente innanzitutto coloro che hanno combattuto in Italia per la nostra libertà, le truppe alleate che hanno pagato con decine di migliaia di morti la campagna d'Italia e la partecipazione alla guerra contro le potenze dell'asse. E poi per quanto riguarda gli italiani, consentitemi di ricordare ovviamente i partigiani combattenti di tutte le formazioni e di tutte le appartenenti a tutte le famiglie politiche, compresi gli autonomi che non appartenevano a nessuna famiglia politica, ma permettetemi di ricordare anche coloro che durante il fascismo non avevano mai rinunciato a opporsi, e quindi gli antifascisti, coloro che in Italia e all'estero si sono opposti al fascismo anche durante il ventennio, i deportati politici, i deportati razziali. Consentitemi di ricordare coloro che sono stati deportati in Germania per il servizio del lavoro obbligatorio. Consentitemi di ricordare gli internati militari italiani, cioè coloro che hanno rifiutato un'adesione al fascismo dopo che sono stati presi prigionieri dopo l'8 settembre dalla Germania e portati in campi di internamento e hanno rifiutato di combattere accanto alla Germania e alla Repubblica Sociale, restando in condizioni di internamento molto dure e molto pesanti. Una forma di resistenza assolutamente essenziale, perché con la loro adesione alla Repubblica Sociale questa avrebbe avuto centinaia di migliaia di uomini in armi in più da impiegare soprattutto contro i partigiani. Consentitemi di ricordare la resistenza civile di tutti coloro che si sono opposti e hanno combattuto contro il fascismo e contro la guerra. Le donne innanzitutto, il cui contributo è stato essenziale anche per la resistenza armata, non solo per la resistenza civile. I contadini che hanno nutrito le formazioni partigiane in situazioni di penuria generalizzata, i sacerdoti che sono rimasti accanto alle loro comunità per garantire un'assistenza che ormai nessuna struttura civile era più in grado di garantire, nella liquefazione delle strutture statali e del potere locale. Molti di questi sacerdoti hanno pagato con la vita questa loro testimonianza. Tutti coloro che insomma hanno in qualche modo resistito, ma naturalmente il pensiero va a coloro che hanno resistito attivamente contro il fascismo e quindi ai partigiani che nelle città e alle partigiane che nelle città e nelle montagne hanno combattuto e spesso la vita nel opporsi al nazifascismo. È una festa di liberazione, il 25 aprile, una festa che ricorda la libertà, che ricorda
l'inizio di un percorso democratico, e quindi come festa noi la vogliamo celebrare, ma non possiamo non ribadire che questa festa è festa di coloro che hanno lottato contro il fascismo. Non può essere la festa di chi il fascismo ha difeso fino in fondo e non può essere la festa di chi ancora oggi continua a ritenere che il fascismo non sia stato un regime dittatoriale e criminale, ma sia stato un regime che ha fatto anche delle buone cose per l'Italia. Noi come Istituto Nazionale Ferruccio Parri ricordiamo questa festa con le tante iniziative degli istituti, delle decine di istituti associati e collegati all'Istituto Nazionale Parri. È un programma veramente molto ricco, ma lo ricordiamo soprattutto con i nostri progetti di ricerca che abbiamo portato avanti nel corso dell'anno che ci separa dal 25 aprile precedente. Progetti di ricerca che, nonostante la pandemia e le situazioni difficili, stanno progredendo. Vorrei ricordarne qui alcuni più importanti: il progetto sul RICOMPART, cioè sulla schedatura del fondo per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, che noi stiamo portando avanti accanto, insieme con la collaborazione dell'Archivio Centrale dello Stato e dell'ICAR, dell'Istituto Centrale per gli Archivi. Vorrei ricordare il progetto finanziato dal Fondo Italo-Tedesco per il Futuro per una mossa in italiano e in tedesco sull'occupazione tedesca in Italia, sui luoghi della memoria del periodo 1943-1945. Vorrei ricordare il progetto che stiamo portando avanti, coordinato da Giulio Albanese dell'Istituto di Venezia, sui luoghi della memoria fascista ancora attivi oggi in Italia. Vorrei ricordare il progetto che stiamo implementando sempre di più di raccolta delle sentenze delle corti di assisi straordinarie. E qui mi limito a ricordare i progetti di rete, i più importanti progetti di rete, che vedono la collaborazione di tutta la rete. Poi ogni istituto sta portando avanti i propri progetti di ricerca, seguendo una linea che è quella appunto di una ricerca scientifica onesta, che risponda ai canoni riconosciuti della ricerca scientifica e che sia scevra da limiti e pregiudizi ideologici. E con questo concludo ricordando infine un'altra data, perché se il 25 aprile è giorno di liberazione, noi non possiamo fare a meno di ricordare che l'Italia, prima dell'8 settembre, non era una potenza occupata, ma era una potenza occupante, che combatteva a fianco della Germania, era il principale alleato della Germania. E il 6 aprile del 1941 Italia e Germania invasero insieme la Jugoslavia. È stata una guerra molto dura, condotta spesso infrangendo le regole del diritto internazionale, con una forte carica di violenza nei confronti anche dei civili. E su tutto questo, ecco, concludo rimandando a una bella mostra che uno dei nostri istituti, l'Istituto Regionale per la Resistenza nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, ha da poco messo online. Si chiama A Ferro e Fuoco, insieme alla collaborazione dell'Istituto Nazionale per Ferruccio Parri. Perché nel momento in cui noi festeggiamo la nostra liberazione dal fascismo, dobbiamo anche ricordare sempre la nostra esperienza di paese fascista, perché questo ci serve a evitare di cadere nel vittimismo, a riconoscere anche le nostre responsabilità nella guerra che sconvolse l'Europa e il mondo,
e a porre su solide basi la nostra democrazia. Buon 25 aprile a tutte e a tutti.